Quello che vedete sotto di me è il mini bunker che ho costruito esattamente un anno fa. Cosa sarà successo in questi 365 giorni? In che condizioni sarà questa stanza segreta sotterranea? Ci saranno animali? Serpenti? Spacciatori? O magari troveremo dei bitcoin? Ho qua la chiave, in questo video andiamo dentro a vedere cosa è successo dopo esattamente un anno. Dato che le montagne russe saranno l'ultimo grosso progetto che farò prima del mega bunker, voglio capire quali sono i pregi e difetti del bunker piccolino, così da non ricommettere gli stessi errori. Partiamo dall'esterno. Come vedete la zona è rimasta coperta di terra. È vero, non ha piovuto tantissimo, però qualche bomba d'acqua l'ha buttata giù. E il suolo, molto mimetizzato, è riuscito a mantenerlo. Non tutto però, infatti qua vicino alla botola, come vedete, è tornata visibile la guaina bugnata. E addirittura qua si è formato un buco, io direi di almeno 15 cm. Il problema in realtà non è tanto grosso, perché vicino alla botola non ho potuto riempire tanto di terra, altrimenti ogni volta che aprivo e chiudevo entrava. Quindi direi che come copertura sono abbastanza soddisfatto. La tenuta? Il bunker ha una larghezza di 150x250 e come copertura avevo usato i pannelli da cantiere, quelli gialli dei ponteggi per intenderci. E come vedete tengono benissimo. Tornerei indietro e rifarei la stessa scelta. Anzi, sapete cosa vi dico? Mi fido talmente tanto del tetto, anche se ha un anno di tempo, che provo a salirci con il buggy. Siamo pronti a demolire il mini bunker? Ha tenuto, raga! Sono passato proprio sopra, che spettacolo! Lo parcheggio sopra adesso, Lo parcheggio sopra, giuro. Guarda! Cioè, ho parcheggiato il buggy con me sopra il mini bunker. E tiene da Dio. Bene, dai, direi che l'esterno l'abbiamo visto. Adesso passiamo alla parte bella. Vediamo cosa è successo all'interno. Oh, cavoli! Scusate. Il momento della verità. No, non si apre. No, non entra, raga, non ci credo. C'è un problema con la serratura, sai com'è? Dopo un anno che non la apri, non entra dentro la chiave. Niente da fare, non c'è problema. Lo stronzetto di Luchetto non vuole aprirsi? Utilizziamo la soluzione drastica. Faccio vedere io adesso. Siamo quasi, raga, ci siamo quasi. Eccolo qua, il bastardo. Le maniere forti ogni tanto funzionano. Perfetto, 365 giorni dopo andiamo ad aprire il mini bunker. Oddio, oddio. Viene su pure un odore che fa paura. Madonna, guarda com'è conciato il pavimento. Incredibile la quantità di muffa che c'è. Ma cos'è quel coso là che cammina? Oddio. No. Io non entro dentro qua, Non me ne frega. Allora, io ve lo dico, dentro lì ci sono delle cose che non avrei voluto vedere. Non sono aracnofobico, però se mi cade in testa un ragno che cammina, non è che mi sento proprio a mio agio. Direi che questa tenuta qua non va proprio molto bene per entrare dentro lì. Quindi facciamo prima un salto a prendere dei vestiti adeguati, poi entriamo. Metti che ti spunta un serpente da sotto il divano, cosa fai? Se ti salta in testa un topo, se una tarantola ti cammina sul collo, devo imbacuccarmi tutto, raga. E così, per evitare di sembrare un ausiliario del traffico, ho tolto la pettorina e mi sono diretto, guarda un po', nel mio posto preferito, al brico più vicino. Qui, dopo aver scelto accuratamente gli stivali gialli anti-infortunistica, ho preso la tuta protettiva, occhialini tattici, guanti in pelle e mancava soltanto una cosa. Carissimo, una lampadina da mettere in testa, così faccio proprio il minatore. Pacchetto? Sì, grazie. Ciao. Ah, tagliato l'erba. Molto bene. La primissima cosa che metterò è questa tuta integrale. Come vedete copre fino alla testa, spero. Vediamo. Ricordatevi, raga, non si è mai troppo protetti. Non si sa mai il ragno da che parte arriva. Stivali tattici impermeabili. Mi sento un idraulico, Perfetto. E anche le mani sono protette. Occhialini sopra gli occhiali miei. Ecco, questa qua magari è una cazzata. Questi qua li tiro via, tanto a breve distanza ci vedo. E mettiamo su questi qua. Perfetto. Adesso voi direte: Miki, ma perché hai comprato anche lo scotch? Per due motivi. Il primo, per chiudere tutti i sigilli anche qua.
Non si sa mai, raga, che qualche ragnetto si infila dentro. E il secondo motivo è questo qua. Torno subito. Dato che andrò dentro nel buco, avviso tutti che torno subito, spero. Ma dato che giù non ho portato la corrente, ho preso anche una bella lampadina da mettere in testa, così almeno vediamo qualcosa sotto. Perfetto. Ok, siamo da qua e abbiamo anche la nostra luce. Signori, auguratemi buona fortuna. Andiamo dentro a vedere com'è il bunker dopo un anno. Ok, raga, ci siamo. Vado dentro con l'iPhone così anche voi vedete per la prima volta quello che vedo anche io. Notare che qua abbiamo una situazione di estrema muffa. Sto per calarmi giù. Perfetto. Da notare che anche i pioli potrebbero staccarsi da un momento all'altro. Andiamo giù. Andiamo giù, andiamo giù. Ok, sono arrivato al pavimento, signori. Questa qua è la situazione che sto vedendo io in questo momento. Tutto il terreno è coperto da un fango molto chiaro. Sicuramente è penetrata dentro un sacco di acqua in questo periodo qua. Notare che questo pezzettino di zoccolino è completamente staccato dal muro. E la cosa molto molto prevedibile è che si è allargato completamente. È quasi il doppio più largo di quando l'ho comprato. Non solo quello zoccolino là, ma tutti gli altri sono tutti gonfi il doppio. Dopo andiamo a vedere anche cosa c'è sotto quel buco lì. Spostiamo. Attenzione, attenzione, è pieno di ragni. Madonna mia, è attaccato al pavimento proprio. Ok. Oddio! Madonna mia, che spavento. È pieno di ragni vivi. Schiacciamoli per sicurezza. Iniziamo la disinfestazione. È pieno di ragni vivi, raga. Io non immagino sapere cosa c'è sopra di me. Perché questa qua potrebbe essere un'intera ragnatela della tarantola Cyprus Morphorius Costa Masnagus. Che è una tipologia che, vabbè, non tutti conoscono. Ma qui a Costa Masnaga c'è questo problema qua. Che poi, vabbè, qua non sono proprio a Costa Masnaga, ma va bene. Il lato più brutto di tutto quello che sto vedendo sotto qua. Funziona ancora qua. Il lato assolutamente più brutto di tutto il bunker è dove sono sceso. Guardate che schifo. Guardate che schifo, signori. Il tappeto è completamente inzuppato d'acqua e di ragni di qualsiasi tipo. Spine della corrente appoggiate per terra. Qua abbiamo ancora le ciabattine, che direi che in questo momento forse non servono a tanto, eh. Vediamo dentro lì cosa c'è. Assolutamente niente. Molto buono. Attenzione, un altro ragno di non so quale sia la sua natura. Allontaniamoci. Qui abbiamo la scarpiera, come vedete, piena di buffa anche lei, sia un piano che l'altro. Macchinetta per fare i popcorn. Vabbè, questa qua sembra abbastanza buona. Proviamo a fare i popcorn. Il muro è completamente ammuffito, come potete vedere. Guardate qua la carta da parà. Oddio, madonna mia, che schifo, raga. C'è qualsiasi tipo di insetto, guarda. È completamente un intera ragnatela questo posto. Guardate dentro lì che schifo. Ma poi non capisco perché, ma tutta questa cosa qua è bagnata. Ci sono proprio le goccioline che scendono giù. Madonna mia, che schifo. Muffa gialla, muffa a bolle, muffa nera e muffa bianca. Cioè praticamente è un arcobaleno di muffa, raga. Guardate, qua ci sono anche dei funghi che escono fuori. Madonna mia, madonna mia, che schifo, raga. Non so che cosa sia, ma è veramente veramente schifoso. Madonna mia, non sa di terra. Allora, raga, allora, signori, dato che giù non c'è la corrente perché non ho portato la batteria, attacco la spina elettrica diretta e andiamo a vedere se funziona ancora la televisione. Raga, se funziona anche la TV, mamma mia, che spettacolo, eh. Sì, tengo la prolunga nel cesso, va bene? Problemi? Vediamo. Non ci posso credere. Raga, funziona anche la TV. Guarda che bello. Marcio, mamma mia, sono contento. Volevo provare a vedere se funzionava YouTube e mi dice rete non trovata. E certo, non ho ancora collegato. Tra l'altro, raga, lo sponsor di questo video è Homobile, che mi ha dato la sua nuova SIM. Chiaramente qua non c'è perché l'ho già inserita nel telefono. E voglio proprio vedere se funziona anche sotto qua. Guarda, guarda chi c'è, guarda chi c'è. Michele Voltini nel mini bunker, signori. Le montagne russe, raga. E quindi, raga, devo ringraziare Homobile non solo per permettermi di vedere il mio canale YouTube all'interno del mini bunker, ma è anche grazie a loro che riuscirò a costruire il mega bunker, che vi ricordo è il prossimo grossissimo progetto dopo le montagne russe. Homobile è un operatore virtuale semplice e innovativo, ma la cosa strabella è che puoi attivare la tua nuova SIM completamente online. Non devi andare a fare le code al supermercato, al centro commerciale. E oltre ad avere offerte economicamente molto vantaggiose, sono mega trasparenti. L'offerta più conveniente è chiaramente chi passa a Homobile da altri operatori virtuali. Sentite bene, eh? 100 giga SMS minuti illimitati a soli 6,99 euro al mese, senza costi di attivazione. Non so se vi
vi rendete conto? E chiaramente, raga, mi sono fatto dare un codice per voi, o con il link che trovate in descrizione avrete 10 euro di credito. E la cosa bella è che una volta fatta l'attivazione vi arrivano due sim che potete dare ai vostri amici, e se vengono attivate sia loro che voi riceverete altri 5 euro di bonus. Come vedete funziona molto bene anche sottoterra, del resto si appoggia sulla rete Vodafone. Vi lascio quindi il link in descrizione, continuiamo. Adesso voglio fare una prova che mi fa molto paura, ovvero guardare sotto ai cuscini del divano. Proviamo a vedere. Madonna che schifo, ma perché faccio queste cose? Allora, qua sotto niente, qua sotto niente, ok? Dietro al quadro? Oh, dietro al quadro non c'è niente, sono contento raga, sono contento! Alziamo il primo cuscino, attenzione. Attenzione, niente di che. Devo dire niente di che. Guardate com'è rimasto bello il divano. Cos'è quel coso là? Ah no, è coso di ferro. Perfetto. Da questa parte è tutto nella norma. Proviamo ad alzare quell'altra parte. Io mi tengo lontano perché non so cosa potrebbe saltare sopra i miei occhi. Spostiamo lentamente. Olè! E anche qua direi tutto nella norma. Perfetto. Il divano, devo dire, è rimasto molto intatto e non ha creato nessuna culla per animali selvatici di qualsiasi tipo. Qua abbiamo la nostra scopa, il cartello di prima, spostiamolo. Ok, spostiamo anche questo qua, vediamo cosa c'è dietro. Niente di che. All'interno di queste fessure potrebbe esserci sicuramente qualcosa, ma non indagare, Michele. Spostiamo un attimo la scopa. Mamma mia che schifo, cos'è quel coso là che cammina? Madonna mia, guarda quanti ragni che ci sono, uno che attacca l'altro. Che schifo raga. Oddio, sta salendo sul manico. Oh! Io direi a questo punto di spostare il divano per vedere cosa c'è dietro e sotto. Telecamera pronta per qualsiasi evenienza. Sto per spostare il divano, signori. Sto per spostare il divano. Assolutamente niente di che. Attenzione, devo dire quasi il pavimento è messo meglio sotto il divano che dall'altra parte. Ovviamente il divano fa da protezione, quindi è abbastanza ovvio. Rimettiamolo a posto, dai. Telecomando che uso. Madonna mia, cos'è sto coso? Che cazzo è sto coso? Ci sono mille tipologie di scarafaggi sotto qua, raga. Vediamo cosa c'è all'interno del frigo. Perché questo qua tecnicamente è sempre rimasto chiuso, quindi in teoria dovrebbe essere come era all'inizio. Proviamo. Oh, mamma mia, guarda che bello! Attenzione, è rimasto tutto intatto qua dentro. Ma che figata! È anche bello pulito. Quasi i polsi e la coca dopo li mangiamo. Attenzione. Vediamo. Rimane soltanto... Oh, cos'è sta cosa? Madonna mia, pensavo, che schifo. Rimane soltanto un'altra cosa da fare, spostare la pianta e vedere cosa c'è nella pattumiera naturale. Vediamo. Spostiamo questo qua. Raga, attenzione, sto spostando la pianta. Tra l'altro, la pianta è completamente intatta. Nessun animale ha creato alcuna ragnatela sui rametti artificiali che la compongono. Ma passiamo alle cose per cui siamo venuti sotto qua. Vi ricordate che si poteva aprire tramite il piede e quindi sicuramente non lo aprirò con le mani. Attenzione, perfetto. Alziamo piano piano. Madonna mia che paura, perché non si vede niente? Aspettate che sgancio la luce da qua. Madonna, c'è una paura di inquadrare sotto lì, raga. Anzi, sapete cosa faccio? Uso il nastro per tenere la luce ancora più lontana, così non infilo dentro la mano. Vediamo. Vabbè, non c'è niente di che, raga. Eppure asciutto. Cos'è quel coso di giallo? Sono piacevolmente sorpreso, raga, perché il pezzettino sotto che mi aspettavo qualsiasi tipo di ragno è pure asciutto. Bellissima sta cosa. Sono soddisfatto, raga. Come vedete, nessuna parete ha ceduto. E ricordiamoci che siamo in mezzo alla terra, eh. Cioè io non ho messo ancoraggi di ferro o comunque pilastri, eccetera. Ci sono solo due pannelli di legno. E devo dire che hanno tenuto. Ok, direi di uscire. Raga! Ce l'abbiamo fatta! Sono molto soddisfatto di come è rimasto il buco. Sicuramente c'è un sacco di sporco perché penetra dentro tutta la terra, tutto il fango che si crea quando c'è l'umidità e quando piove. Però la struttura è rimasta in piedi e questo è quello che conta. Perché nel mega bunker che farò qua di fianco, la copertura tra l'interno e l'esterno sarà molto più elevata e molto più fatta bene. Quindi se così al volo è durato 365 giorni in quelle condizioni lì, probabilmente il mega bunker sarà eterno. Ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!